questa maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, sì. Fanculo casino. Ma ti ricordi il spazio di Pasquale Marino? Sì. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, non rumba un cazzo a HTTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Vedere questo posto guaio, pensavo da vincere il tuo mondo, però non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi su sole platmo. Buonasera ragazzi, buonasera mitici, ci ritroviamo alla seconda puntata del 2016 a commentare un ennesimo pareggio del nostro Foggia. Vengo subito a presentare i nostri amici. Abbiamo Christian da Roma, ciao. Giacomo da Milano e Manuel dalla Germania. Buonasera a tutti. Vi chiedo cortesemente di essere brevi perché avremo degli ospiti anche dallo stadio e partirei con un commento a caldo di questa, secondo me, meravigliosa partita che purtroppo ci ha visto pareggiare. Partirei da Christian. Christian, come l'hai vista? Non ho visto i primi 20 minuti della partita, però ho visto un primo tempo dove meritavamo nettamente di perdere. O comunque la Paganese meritava di vincere, un gioco completamente assente da parte del Foggia, un secondo tempo invece forse post shampoo negli spogliatoi da parte di De Zerbi, un secondo tempo sicuramente degno dei colori rossoneri. Finalmente Chirico ha dimostrato che con meno di 90 minuti si può fare del buon gioco, pur non essendo così appena arrivati, senza avere conoscenza minima degli schemi e di quant'altro. Ci si può inserire in questo gioco semplicemente giocando bene a calcio, e Chirico ne è l'esempio. Sono molto soddisfatto sia di Chirico che di Vacca, davvero queste sono le uniche cose a cui mi posso attaccare. Per il resto molta indecisione, molti errori. Diciamo che le uniche note positive che riesco a trovare in questo momento sono il fantastico, bellissimo gol di Chirico e l'ottima prestazione di Vacca a tutto campo. Perfetto, grazie Christian. Giacomo, ma secondo te abbiamo sbagliato ancora una volta l'approccio alla partita? Evidentemente sì, non stare 2-0 contro la Paganese in casa dopo pochi minuti sicuramente vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Io devo dire che comunque ringrazio questa squadra per le emozioni che comunque ci ha dato, perché rimontare da 2-0 a 2-2 comunque è un qualcosa di emozionante. Certo, sono arrabbiatissimo per l'errore finale di Iemmello, perché effettivamente forse ha ragione Christian, forse ha ragione De Zerbi che vuole una punta vera, però non puoi sbagliare sul 2-2 dopo una partita del genere un gol così semplice quando poi di fronte hai un portiere del 99. E questo mi fa molto incazzare, mi fa proprio arrabbiare, però devo dire mi sono divertito, nel senso è stata una partita che proprio mi ha emozionato, volevo non finisse più, quindi grazie alla squadra, ma grazie anche a Iemmello alla fine, va bene tutto, però quei gol lì non si possono sbagliare. Perfetto, bravo Giacomo, sono d'accordo con te. Manu, come l'hai vista la partita? Allora, io sono. C'è una cosa, c'è una frase che mi bombardava la testa, cioè che il Foggia è magico. Dal secondo tempo ne abbiamo visto delle magie, cioè ne abbiamo visto veramente passarci sotto il naso la possibilità di fare, di agguantare, diciamo, la possibilità, diciamo, di non agguantare più la capolista, ad avere un minimo di chance, perché da 2-0 a 2-2 con queste magie di questi due giocatori, che quanto mi è parso di capire Chirico e Vacca hanno assimilato in parte gli schemi e hanno fatto hanno stravolto il gioco. Questo veramente significa come una palla rotonda, e soprattutto il Foggia è magico, perché ha fatto una magia nel secondo tempo, una magia, un miracolo, chiamiamolo come volete.
l'ultima partita di settimana scorsa non l'ho vista, però quello che mi sento dire e confermo di dire che secondo me Yemmer dovrebbe conoscere un qualcosa che si chiama panchina, perché comunque ne ha già cambiate, cioè ha fatto parecchi errori. Io sono felice, per amor di Dio, contentissimo, però io aspettavo il terzo gol, però purtroppo non è arrivato. Accontentiamoci di questa partita, non di questa partita, del secondo tempo meraviglioso, perché è stato un primo tempo scandaloso. Io ho cominciato a vedere qualche cosa del Foggia al ventesimo con Yemmer, che ha fatto, insomma, non ha giocato, anche oggi non ha giocato bene, non ha giocato bene. Poi si è visto come quando ci sono dei fuoriclasse, perché insomma questi sono fatti i gol di fuoriclasse, che cosa devi dire, il Foggia aveva un'altra pelle, era una squadra completamente diversa. Però commettiamo gli errori, che noi perdiamo punti in mezzo alla strada, e noi tra la settimana scorsa e questa settimana abbiamo persi 4, che sono tanti. Noi non possiamo sempre sperare che la Casertana domani possa pareggiare o possa perdere. Noi questa filosofia che ci accompagna da qualche campionato a questa parte, non da qualche partita, da qualche campionato, la dobbiamo perdere. Perché adesso dobbiamo aspettare e sperare che la Casertana sbagli domani o quando gioca, insomma. Grazie. Grazie Manu. Ricordo, Manu ci chiama dalla Germania. Approfitto, vedo che si è collegato Valentino, a cui indegnamente gli sto rubando il posto da intrattenitore. Valentino, ciao, buonasera. Anche lui ci chiama da Roma. Ti chiedevo, secondo te Vacca era un giocatore da poter rischiare? No, in realtà sono nelle mani. Ah, sei delle Marche, giusto, per il lavoro, ha ragione. Ti chiedevo se Vacca era un giocatore che poteva essere rischiato di essere messo in campo prima e non aspettare il secondo tempo. Valentino? Ma probabilmente è stato solo per una questione di gerarchie, perché il centrocampo titolare era un altro e allora ha deciso di continuare così, ma Vacca si è visto di che pasta è fatto, insomma, è un giocatore da altra categoria pure lui. Il problema, secondo me, dall'inizio si capiva che il problema vero era il centrocampo. Tutta la partita l'abbiamo sofferta là, il primo tempo, e probabilmente se non ci sono tutti e tre che funzionano tra di loro, in realtà il reparto non funziona, perché il primo tempo anche Gerbo ha fatto schifo, dai, si può dire, pure non ha giocato bene nessuno al centrocampo. Ti ha sorpreso la sostituzione di Gerbo? No, assolutamente, perché aveva giocato male secondo me fino a quel momento, quindi ha fatto bene a buttarlo fuori. Sì, però fra tutti i centrocampisti forse Gerbo è quello che riesce ad avere un gioco un po' più lineare, al di là dei passaggi che magari non sempre gli riescono quando gli capita la partita, no, comunque è quello che riesce a avere forse i piedi migliori, a districarsi meglio fra i vari centrocampisti. Tu comunque confermi che avresti tolto Gerbo? E non Agnelli, ad esempio? Sì, io l'avrei tolto tutte e tre, se avessi potuto. Vabbè, ho capito. Ma di fatto, ma perché a me Agnelli mica, non è che mi sia piaciuto tantissimo personalmente Agnelli. Però probabilmente ti lascia quello spirito di capitano, capito? Che magari sì, dà qualcosa in più. Ma purtroppo servono non soltanto il cuore, signori, servono i piedi per giocare a calcio. Cioè, il cuore, per amor di Dio, non lo discuto, ma servono i piedi per giocare a calcio, purtroppo. Da una parte, sì, effettivamente, Agnelli può essere un problema, nel senso che il fatto che lui sia capitano resta in campo nonostante in panchina ci siano dei giocatori che siano abbondantemente più forti, ma soprattutto, secondo me, a parte i più forti, abbondantemente più in forma, perché l'Agnelli visto da due partite cioè nelle ultime due partite veramente è un Agnelli che non riesce a stare in piedi, secondo me. Io avevo un infarto oggi nel secondo tempo. Sì, indubbiamente, Valentino. Non si riconosce, sono d'accordo con voi. Non ci siamo. Anche se nell'ultima intervista del mister ha detto che praticamente Agnelli è uno sostituibile, sia come è l'anima della squadra, anche perché giustamente è il nostro capitano. Io, se siete d'accordo, andrei a collegarmi con Biagio, che ci assiste con la sua regia da Foggia, per sentire se abbiamo degli ospiti dallo stadio. Biagio? Ciao.
Sì, alla grande, io sì. No, io nel frattempo, intanto che chiami, volevo dire che le rimonte, per quanto questa sia una rimonta incompleta, non devono cancellare lo scempio della partita, perché cioè, il secondo tempo non vale tutta la partita. Quello lì deve essere la gara dall'inizio, dobbiamo vincerla a mani basse sta gara. Posso fare anche un altro appunto? Uno si fa deviare dal giudizio del fatto infatti che... No, io infatti l'ho detto, cioè, l'unica cosa positiva è stato Chirico. Cioè Chirico, secondo me, la prestazione di Chirico... è l'unica cosa a cui mi posso attaccare se voglio dimenticare la pessima prestazione. Dai, pure Vacca. Vacca ha fatto dietro un salvataggio in tackle che vale tre quarti della partita, cioè tre quarti della prestazione di tutta la difesa per tre quarti della partita. Però voglio dire, io sono tifoso e mi devo attaccare a questi episodi. Poi è chiaro, se fossi una persona obiettiva, direi che il Foggia ha giocato male, che non saliremo mai, se queste sono le partite, dove cazzo andiamo? Cioè, voglio dire, queste sarebbero le espressioni che dovrei utilizzare. Però essendo io tifoso e sapendo che questi ragazzi ci hanno messo il cuore, vedendo che in effetti, grazie a Chirico, grazie a Vacca, quindi grazie a degli innesti nuovi, riesci a salvare un risultato pessimo, io mi attacco a questo. Cioè, finché mi posso attaccare a questo, mi attacco a questo. Posso aggiungere una cosa? No, perché secondo me non parlo stasera. Faccio questa scommessa. Però Vanessa ha fatto una partita onesta, secondo me, è giusto il risultato. No, vabbè, no, ha ragione Cristian, anch'io preferirei non parlare, nel senso, di Iemmello. Di Sarno sarebbe troppo facile, comunque, nel senso, secondo me anche Sarno ha giocato abbastanza bene, Iemmello, vabbè, a parte l'errore, vabbè. Detto questo, dobbiamo capire una cosa però, secondo me andrebbe cambiato il rigorista, perché Sarno non può essere il rigorista, perché se su 4 rigori, quanti ne abbiamo battuti, ne abbiamo avuti in questo campionato, 4-5 rigori, ne sbagliamo 2, vuol dire che c'è qualcosa che non va, 3... vuol dire che c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare il rigorista. No, io sono un esteta dei rigori . E Sarno non c'è proprio le caratteristiche tecniche per batterli, appunto, visto che abbiamo tanti tiratori in squadra, tra Gigliotti, tra Coletti, dico, si trovasse una soluzione, perché non possiamo sbagliare tutti questi rigori. Comunque c'è anche da dire che faccio di domande tutti quanti insieme, che chi un attimino ci sono a Biagio. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti gli amici di Mitico Channel e buonasera. Ok. Sì, certo, allora il mio commento, io ho visto un po' già diciamo un po' stanco, secondo me abbiamo patito molto la non perfetta forma fisica di alcuni giocatori sicuramente importanti e fondamentali per questa squadra, soprattutto a centrocampo e soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo mi è sembrato un po' la fotocopia della partita con il Monopoli, quando comunque perdevamo 1-0, calcio di rigore per noi, sbagliato per l'ennesima volta da Sarno, e poi dall'1-1 che doveva essere diventa un 2-0. A questo punto volevo spezzare una lancia in favore di Cavallaro, visto che insomma è andato via, ma lui in 2 anni a Foggia in pratica è stato un cecchino infallibile, non ha sbagliato neanche un rigore, invece secondo me stiamo sentendo la mancanza sua dal dischetto, sicuramente ci manca lui. Niente, per il resto nel secondo tempo invece proprio quei giocatori nuovi, secondo me, sono stati poi alla fine la svolta, sia Bacca che Chirico che veramente secondo me ci può dare una grandissima mano, poi l'ho visto abbastanza in forma, proprio forse perché non so se secondo me proprio è De Zerbi che in questo periodo particolare dell'anno, proprio a cavallo fra il giorno d'andata e quello di ritorno, alla fine insomma la squadra non è mai in forma, per cui anche l'anno scorso è successa la stessa cosa. E infatti l'anno scorso insomma abbiamo perso parecchi punti in questo periodo dell'anno, poi insomma alla fine ci furono fatali per la rincorsa, quando poi riprendemmo la forma fisica non riuscimmo a centrare i playoff.
Sai, gli sport erano molto nervosi, oggi c'era meno gente allo stadio, forse anche il clima torrido di queste che, insomma, del freddo che è calato nelle ultime ore a Foggia, forse ha mandato a casa un po' di gente. Beh, c'era sicuramente malumore perché, insomma, alla fine se la sono presa parecchio con Iemmelo su quel gol sbagliato alla fine, insomma, che ci avrebbe permesso alla fine di vincere la partita. Con un po' di giocatori, insomma, un po' di malumore, non sono stati fischiati alla fine, questo no, però sai, dagli spalti ognuno, insomma, se la prendeva con l'individuo che sbagliava. Sì, io chiedevo ad Alessandro e ti chiedo Biagio se non mi sente di farmi da tramite, ma quei fischi che si sono sentiti alla fine del primo tempo, secondo lui, hanno contribuito a dare una sveglia alla squadra? Sì. Senti, ma non erano proprio dei fischi, non li ho visti proprio come dei fischi assordanti, secondo me qualcuno ha fischiato, ma no, secondo me io penso che è stato più del derby, insomma, a dare uno scossone alla squadra fra il primo e il secondo tempo, più che i fischi, non credo che il pubblico abbia influito in questo. Ma le squadre sono venute sotto le curve a salutare, andate sotto le curve a salutare, fine partita. Ecco, questo non te lo so dire perché io appena ho fischiato l'arbitro ero sceso giù, nel frattempo io vedo la partita in tribuna, ero sceso giù e appena fischiato l'arbitro sono andato via, ma non ho sentito fischi, questo non l'ho sentito, quindi non te lo so dire, sono andato via immediatamente perché adesso mi tocca lavorare e quindi corro al lavoro. Grazie a voi, grazie. 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 Ciao Ale. Ciao Alessandro, grazie Ciao per essere. Alessandro. Io saluto voi, un abbraccio a tutti. Mi fa Ci piacere vediamo in collaborare con questa ferrovia. trasmissione perché mi piace molto, mi piace particolarmente perché è fatta da gente che pur non essendo dei professionisti, insomma, gente che comunque dice la propria in modo abbastanza competente. Questo mi fa piacere, mi piace. Grazie Cristian, mi senti? Cristian, senti? Biagio. Buonasera, Buonasera, Eugenio. Eugenio. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Ciao Antonio. Antonio. Ciao ragazzi. L'anonimo è tornato. Approfitterei C'è un per eco strano. Biagio, approfitterei per aggiustare queste cose tecniche, se sei d'accordo, potremmo andare esattamente, così almeno riusciamo a mettere tutto a posto. Pubblicità. Oh ragazzi, ma voi lo vedete, Eugenio? Io sì, Io sì, però però sento un sento un effetto effetto eco. eco. Signore e signori, pubblicità.
Io ci sono. Benissimo, benissimo. Ben ritrovati amici. Un saluto a Eugenio che ci sta vedendo, ci sta chiamando da Amsterdam. Ciao Eugenio, buona serata. Come ti chiedevo subito di entrare nel pieno del nostro ragionamento. Questa partita, quale vista? Prima di tutto vi ringrazio, vi saluto. Primo tempo inguardabile, in particolare, come diceva, se non sbaglio, Valentino, centrocampo inesistente, ma oltre alla mancanza di gioco c'è questa squadra continua, cioè, secondo me è ancora presuntuosa e anche a livello di personalità, cioè una squadra poco umile. Poi nel secondo tempo c'è stata una grande ripresa, se non mi sbaglio fino al 63esimo minuto, 64esimo, poi c'è stato un calo di nuovo e poi quel gran gol, cioè quel gol mangiato da Iemmello, che purtroppo quei gol là, insomma, quei gol non si possono mangiare. Grande prestazione di Vacca e di Chiricò. Poi mi chiedo se a Catanzaro la settimana prossima se li metterà fuori, se li terrà fuori sia Vacca che Chiricò, che come hanno giocato oggi sono stati, cioè sono loro che hanno cambiato i risultati. Bravo, esattamente. Senta, a proposito di questo, allora secondo te le gerarchie che ci sono nel Foggia a questo punto, visto le giocate che hanno fatto questi due grandi giocatori, potrebbero saltare, anzi devono saltare? A questo punto qua, cioè qua lo scopo è quello di andare in Serie B. A livello di gerarchia, a questo punto qua, qui bisogna fare i risultati. Le partite qua, ormai mi ho preso 2 punti la settimana scorsa, 2 punti questa settimana qua, le abbiamo persi. Si continua ancora a sperare che gli altri facciano dei passi falsi. Però certo, qua di fare coloro i quali sono in forma e possono cambiare la partita, possono dare quel quid in più rispetto agli altri. Perfetto. Così la penso io. Dimmi, dimmi. Sì, venivo proprio da te. Se ci abbiamo quell'altro amico dallo stadio. Pronto? Sì, ci sono. Per come... Sì, ero nella nord. Assolutamente, su quello... Ma diciamo che non filtrava molto ottimismo, però un lumino acceso di speranza c'era, tant'è che qualcuno drammatizzava dicendo che se si vince da qua fino alle 3 di domani mattina. Siamo andati vicini a rimanere in curva tutta la notte, no, a parte gli scherzi. Non Mugugni no, però c'era molta, molta delusione, davvero. Quello sì, dopo però è arrivato questo pareggio. Da, se non sbaglio, ha segnato Chiricò, no? Il secondo, perché da là non si capiva nulla. Anche il primo, non, cioè, abbiamo visto un attimo per sbaglio, la palla entrata non si capiva nulla. E niente, ce l'abbiamo fatta a fare il gioco. Giovanni. Sì, Giovanni.
non so se mi, se mi ascolti, se mi riesci a sentire. Lo sai che, insomma, meno male il Foggia ha pareggiato, perché altrimenti te allo stadio non ti si mandava più, vero? Io a fine primo tempo mi ero promesso che se avesse perso sarebbe venuto, sono sincero. È andata bene, via, è andata bene. Sì, sì, per fortuna ho ancora una carta da giocare, dai. Bene, bene, complimenti tutto, eh. Grazie mille, un saluto a tutti quanti. Ciao. Va bene. Ciao. Ciao a tutti, grazie, grazie. Allora, rientriamo nei ranghi, vedo che si è aggiunto il nostro amico Antonio da Torino. Ciao Antonio, buona serata anche ciao a te. E un tuo commento al volo della partita. Io sono, dire poco, arrabbiato, dire poco. Non ho visto, a parte Vacca e Chiricò, scusate, ma con questa squadra non si va in Serie B. Abbiate pazienza. Stiamo facendo gli stessi sbagli l'anno scorso, come ha detto l'altro signore, fra la fine del campionato e l'inizio del campionato di ritorno. No, non mi è piaciuto proprio per niente, a parte quei 20 minuti che siamo riusciti a pareggiare, meno male. Concordo con voi in certa situazione su Iammello merita un po' di panchina, non lo so, ma comunque no. Ho sofferto troppo, non si può soffrire in casa contro una Paganese. Se mi parli contro una Casettano, ancora, puoi ancora perdere, ma contro una Paganese soffrire così, no, sono incazzato. Grazie a Bacca e Chiricò siamo riusciti a pareggiare, però comunque secondo me De Zerbi deve incominciare un po' a mettere... Mi senti? Sì, sì, assolutamente, continua pure. No, De Zerbi deve incominciare un po'... Cioè, chi è in forma e chi non è in forma, poi punto, ma io parlo da tifoso adesso, tecnicamente non parlo a livelli tecnici, però da tifoso vi dico che i foggiani di allo stadio meritano molto di più, e se vado in Serie B non puoi andare così, cioè giocare così, sì, bello, tiki taka, però poi alla fine arrivi lì all'area uomo che ci mette la palla in porta, in rete. Iammello non è da Foggia. Cioè, io ho visto altri centravanti dalla Casettana, Antonio, purtroppo il tuo collegamento non è dei migliori. Vedevo Giacomo dissentire su quello che diceva Antonio. Giacomo, a proposito di Iammello, immagino, vero? Sì, nel senso, ripeto, come ho già detto, è facile oggi gettare la croce addosso a Iammello. Iammello, che se vogliamo statisticamente ha anche fatto un numero importante di gol. Sì. Detto questo, ma tutte le domeniche ti mangi dei gol, scusami se ti interrompo, tutte le domeniche. Sì. Spesso però molte domeniche i gol li fa. Detto questo, io sono incazzato come una iena per il gol che si è sbagliato Iammello oggi. Però nel senso, secondo me dovremmo anche un attimo, non è perso nulla, quello che voglio dire è questo, nel senso siamo comunque là a un tiro di schioppo dalla Casertana. Siamo stati abituati anche a spettacoli ben peggiori, forse anche in questi momenti dovremmo cercare di stare ancora più intorno alla squadra. Ripeto, è chiaro che quello che ha sbagliato Iammello oggi io me lo sarei mangiato, ero già pronto con lo zainetto per scendere a Foggia e sfogare tutta la mia rabbia, però ragazzi, sì, fa molto arrabbiare. Io però, dico, siamo là ancora. Non buttiamo tutto via come se avessimo perso il campionato, perché ripeto, siamo ancora lì. È normale, abbiamo sbagliato delle partite, in queste ultime due partite, però cerchiamo ancora di non perderci d'animo. Anche perché, insomma, il nostro capocannoniere tuttora è Iammello. Manu, vengo da te e ti chiedo, considerato le condizioni di Viola, che sembra che sia prossimo a un'operazione al ginocchio, a questo punto la società deve intervenire acquistando un attaccante di razza, nel senso che possa giocare anche al posto di Iammello? Ma secondo me ci serve sì una punta, a noi ci serve più che altro una punta che è sicuro che faccia gol,
E questo è il problema. Noi non, cioè, non si io non è che butto la croce sugli ML, il punto è che nelle ultime partite c'è qualcosa che non va, usiamo questo termine. A noi ci serve una punta di razza, tipo che vada e faccia gol. Io quello che esprimo un concetto che ho già ribadito prima, forse. Il punto è che noi non possiamo, lui dice giustamente Giacomo, siamo ante di schioppo. Sicuramente, però il punto è che domani la settimana deve giocare. Noi però non possiamo aspettare che la Casertana magari pareggi come l'ultima volta contro appunto la Paganese, che noi sappiamo molto bene che quando la Paganese pareggiò, abbiamo detto tutti quanti insieme, la Paganese è una forte squadra, non deve essere sottovalutata, difatti ce l'ha dimostrato. Il punto è che non possiamo ogni volta appenderci alle speranze, cioè, sì esattamente, appenderci delle speranze che la squadra soprattutto possa sbagliare, o possa perderci. Io vorrei un Foggia, non dico a punteggio pieno, che però comunque faccio un campionato che dimostri a mente la forza, perché era un Foggia oggi irriconoscibile. Ah, e Chirico è un talento, perché Chirico, a differenza di Vacca, è uno che sta da pochi mesi, e non ho guardato un po' cosa ha combinato Chirico. Sì, però anche settimana scorsa Chirico è entrato e nessuno era contento, oggi è entrato, ha fatto io ero contento. Io ero contento. Va bene, tu sì Cristian, però in molti... Io ero contento. No, io faccio un discorso diverso, Giacomo. Io non ho visto la partita. Io sto semplicemente dicendo che Chirico comunque è uno che a differenza di Vacca sta da poche settimane. Vacca sta da mesi. Nonostante Chirico sia da poche settimane, ha fatto comunque un bellissimo. Cioè, si vedeva la si vede il fuori, cioè, un giocatore fuori classe o i fuori classe si vedono subito. Questo avete detto anche voi prima di me, eh. Vabbè, io non sono d'accordo, nel senso che oggi Chirico è entrato, ha fatto la sua bellissima partita, siamo tutti soddisfatti. Iemmello avesse fatto la tripletta, oggi avremmo tutti osannato Iemmello. Settimana scorsa Chirico ha fatto è stato evanescente per quel poco che ha giocato, e nessuno, a parte pochi che l'hanno elogiato, molti hanno detto vabbè, ma Chirico che ci serve, almeno questo leggevo anche in giro. La verità è che purtroppo, ripeto, è andata male oggi, però non si può neanche pensare di comprare un bomber di razza come riserva di Iemmello, perché comunque, voglio dire, non puoi pensare di comprare un giocatore fortissimo e fargli fare la riserva a Iemmello. Però un po' di panchina Iemmello sì, la riserva no, ma comunque ogni tanto Iemmello la panchina se la deve fare. Sì, ma non puoi comprare un giocatore per fargli fare qualche panchina a Iemmello, nel senso... Aspettiamo che rientrino allora i nostri, piuttosto che vendi di Iemmello, se Iemmello non va bene, quelli alcuni dicono che non va bene per il nostro gioco, lasci perdere Iemmello, ti prendi un altro attaccante. Però stiamo parlando comunque del capocannoniere della squadra, poi... Ma siamo d'accordo, perché non sono l'unico a dire che Iemmello doveva farsi la panchina, mi pare. Non soltanto quest'anno, anche l'anno scorso, già, o no? Assolutamente, permettetemi di darvi anche un mio contributo. Secondo me Iemmello è sempre averlo nella propria squadra che nella squadra avversaria. Detto questo, vado da Valentino e ti chiedo, ma durante l'intervallo De Zerbi cosa gli avrà detto a sta squadra? Si sarà incazzato in modo suo, insomma, come ci siamo incazzati noi, gli avrà detto le stesse cose che gli avrei detto io, nel senso che bisognava vincere la partita. Io, nel senso, rispetto a quello che dice Giacomo, io sono sempre vicino alla squadra, è 20 anni sono vicino. Valentino, non ti sentiamo. Valentino. No. Cioè, io Valentino, scusa, ti abbiamo perso, se puoi ribadire il concetto. Valentino? Ha un ritardo di... può darsi qualche problema di audio. Cristian, vengo da te. Allora, De Zerbi, primo o secondo tempo, a Iemmello e soci, cosa gli avrà detto? Come gli avrà tirato le orecchie? No, sicuramente si sarà sentito offeso, perché De Zerbi è uno di quegli allenatori che... quando c'è da difendere la squadra non si tira indietro, difende tutti. E l'aveva già detto prima di iniziare cioè già nel prepartita, nelle varie interviste, il De Zerbi aveva annunciato, insomma, il fatto che avremmo giocato come al solito, che comunque erano tutti quanti titolari, e che era sempre la vera sua difficoltà è quella di dover scegliere sempre la formazione migliore da mandare in campo.
e che quindi però era un lavoro abbastanza facile dal suo punto di vista perché erano tutti quanti sullo stesso livello. Il problema è che io non credo tanto a questo, ma credo che sia comunque una tattica di De Zerbi per portare avanti e spronare i propri giocatori a fare sempre meglio e a conquistarsi il posto da titolare. Purtroppo, secondo me, è evidente che c'è ancora qualcuno che questo posto da titolare se lo deve sudare di più degli altri, così come è evidente che ci sono nuovi acquisti che invece quel posto di titolare se lo stanno strameritando partita dopo partita. E credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. È anche vero che sicuramente rispetto al girone di andata dove abbiamo perso a Pagani, stiamo sicuramente da quel punto di vista statistico migliorando, se proprio la vogliamo fare per gli amanti della statistica. A Pagani abbiamo perso, a Foggia abbiamo pareggiato e abbiamo perso con una squadra completamente diversa da quella con che ha mandato in campo oggi De Zerbi, perché giocava Costinone, giocava oddio, Bencivenga, insomma. Adesso abbiamo un altro tipo di squadra, un altro tipo di Foggia e facciamo un gioco completamente diverso. Oggi non ha girato la palla come doveva girare, sicuramente gli avrà fatto un grande shampoo e sarà servito a tanto, secondo me i fischi anche, anche se qualcuno poi quei fischi li interpreta male, quindi bisogna sempre stare attenti perché, a fischiare questo Foggia, perché purtroppo abbiamo dei giocatori che secondo il mio punto di vista hanno delle personalità un po' troppo infantili e non mature e fischiare certi giocatori può ritornarci contro, e la lancio lì senza fare nomi, insomma. Però, a buon intenditore, poche parole. Però, insomma, voglio dire, tutto sommato, ripeto, le uniche cose. Io sono convinto che De Zerbi non potrà fare a meno di parlare bene della squadra e di aver notato i singoli. Vacca, il posto da titolare se lo sta, se lo sta, se lo sta, lo, cioè, lo sta, lo sta, lo vuole, si vede, lo vuole. Chirico scende in campo con la voglia di giocare, di giocare. Di tirare, di passare, non è altruista, passa quando. Sì, certo, poi sbagliano tutti, non è che non sono perfetti, non è che sono tutti giocatori perfetti, ma scendono in campo con la giusta umiltà e col giusto approccio. E poi se sbagliano verranno sicuramente ripresi perché sono all'inizio, però fino adesso stanno dimostrando di scendere in campo col giusto approccio, cioè con l'approccio che serve a una squadra per salire. Perfetto. E secondo me quegli innesti sono serviti, eh. Un po' come quando faceva De Zerbi l'anno scorso, che cambiava qualcuno e la squadra cambiava completamente, no? Certamente. E, questi. A proposito di quello che stavi dicendo, chiedo a Eugenio, visto il Foggia del secondo tempo, secondo te la prossima partita, che se non sbaglio che è contro il Catanzaro, riserverà delle sorprese in squadra? Avremo Chirico o Vacca dall'inizio della partita? Secondo me sarà difficile la settimana prossima non mettere tra gli 11 titolari sia Vacca che Chiricò, considerata la prestazione che hanno fatto oggi. Poi devo pensare pure che la domenica a Catanzaro sarà piuttosto difficile, considerando che a Catanzaro, se non mi sbaglio, domenica scorsa ha perso a Melfi. Poi domani giocherà con la Casertana, quindi perdendo domani anche a Caserta diventerà difficilissimo la settimana prossima per il Foggia là a Catanzaro. Ritornando ai Chirico a Vacca, insomma, penso che risulterà difficile non convocarli tra gli 11 titolari. E poi bisogna rivedere un po' non dico a livello di gioco, qua bisogna a livello di personalità. A me la personalità, ritrovare l'umiltà, perché li vedo in determinate situazioni, li vedo troppo sufficienti. Quindi questa è la cosa che vedo un po' e che a me dà parecchio fastidio. Poi ripeto quello che ho detto all'inizio, insomma, io ho visto il secondo tempo, grandissimi i primi 20 minuti, poi non hanno continuato. Addirittura, se non mi sbaglio, hanno avuto 10 calci d'angolo in 5-6 minuti. Poi si sono fermati, 2-2 si sono fermati per ben altre 20-25 minuti, hanno creato due attrazioni. Cioè, bisogna andare avanti, bisogna andare avanti. Beh, nonostante non ci dimentichiamo il grand gol mangiato da Iemmello da solo davanti al portiere, il rigore sbagliato, quindi oggi è stata una partita, diciamo, a tutto tondo.
No, sono parecchi rigori già che sbagliamo anche. In genere, sì, purtroppo sì. A conclusione, ragazzi, vi chiedo, parto da Valentino. Secondo te, Valentino, quale potrebbe essere l'attaccante che potrebbe fare al Foggia? Cioè, a parte il fatto che deve fare gol, insomma, che adatto al gioco del Foggia. Ah, allora la giro a Giacomo. Eccomi. Giacomo. C'è Valentino. Ah, eccomi. Valentino, dimmi. Cioè, si stanno facendo nomi di addio. No, non so perché mi sono perso l'ultimo 5 minuti. Tu che stavi... Sì, Valentino, ti dicevo... si stanno facendo nomi di razza, di attaccanti di razza che si stanno avvicinando a Foggia. Secondo te, rispetto al gioco che sta facendo De Zerbi, che tipo di attaccante abbiamo bisogno? Qualora ne avessimo bisogno? Un centravanti alto di questi qui, diciamo, sia abile di testa magari, che sia spietato soprattutto, ecco. Cioè, deve segnare più gol, il numero dei gol deve essere superiore al numero delle occasioni. Impossibile. Questo è proprio impossibile. Le vere occasioni che ci ho fatto. Sì. Sì. Anche sugli autogol. Tutti i modi di segnare, deve spaventarli. Devo farsi da soli, se devono fare il gol. Antonio, secondo te un attaccante di area da rigore è un attaccante utile a Foggia? Sì, sicuramente. Sicuramente ci vuole un attaccante che ti fa gol. Io a me lo, scusate, prima magari è stato uno sfogo. Ha fatto già 11 gol. Con le occasioni, cioè, ogni tanto la mette dentro, ma ci vuole proprio tipo Khalil, tipo, che ne so, uno che comunque la palla la mette dentro, perché il gioco che sviluppa il Foggia, facilmente un attaccante di razza te la mette dentro, ragazzi. Guardate che, sai quando, solo che anche oggi sanno oggi, non è che è un paio di domeniche non gira più come prima. Serve un attaccante di razza, ecco. Adesso non so i nomi perché ogni giorno cambiano sui siti, quindi. E poi Terzino, sì, cioè, come riceve di Loiaco non va bene. Comunque vedrete che fra un po' Agnelli perde anche lui il posto, come ha fatto Agostinone, così Agnelli perde il posto in squadra. Stiamo attenti. Se Agnelli non si dà una mossa, c'è anche lui. Con Vacca, che comunque è un bel centrocampista, cioè oggi ha dimostrato che è proprio di livelli superiori. Anche Agnelli, Coletti, devono fare attenzione, quindi si devono svegliare, se non vogliono più posti di lavoro, ecco, diciamo di lavoro. Va bene, questo è il mio perfetto. Biagio, a questo punto vorrei sentire anche la tua, come l'hai vista la partita e cosa ne pensi a conclusione di questa serata.
Ma stiamo parlando sempre alla luce anche nelle cose che potete fare a un livello amatoriale di difficoltà. Cioè, un professionista è come se io sbagliassi una cosa elementare nel mio lavoro. Vabbè, è così. A conclusione di questa serata. Certo. Bravo. Ma io non dico questo, eh. Io non ho mai detto questo. No, nel senso, Biagio, io penso di aver capito, scusa se mi inserisco, scusate se mi inserisco, io penso di aver capito un minimo il gioco di De Zerbi com'è. Nel gioco di De Zerbi non serve una punta reale come la volete voi, come la vogliamo tutti, cioè, io anch'io sono il primo che vorrebbe un goleador, uno di questi grandi punte reali che hanno le altre squadre. Con il gioco di De Zerbi non serve tutto ciò. Serve un attaccante qualsiasi, ma veramente un attaccante qualsiasi, che riesca a sfruttare le occasioni che vengono prodotte sulle fasce e che partono molto spesso dal centrocampo o se no anche dalla difesa alta. Oggi nel primo tempo non ha funzionato il centrocampo, quindi quello è un altro discorso. Quindi certi errori, certe persone sono state oscurate in avanti per colpa del centrocampo, e su quello ne possiamo parlare con una puntata a parte. Il problema di avere la freddezza nel tirare in porta è un altro tipo di problema che forse aveva ragione Eugenio, è più un discorso caratteriale e psicologico. C'è qualcuno che si deve sbloccare, c'è qualcuno forse che sta giocando sta prendendo un po' sotto gamba questa squadra, un po' sotto gamba questo gioco. Ma secondo me, se in certe posizioni tu puoi prendere certi elementi e metterci i ragazzini di 18 anni della primavera, otterrai dei risultati, se non uguali, sicuramente migliori. Perché se gira tutto il resto della squadra è veramente facile. Perché il gioco duro lo fanno le fasce, lo fa Sarno, lo fa Angelo, lo ha fatto Chirico, lo hanno fatto sulle fasce. E quello è il vero gioco del Foggia, è lì che si sviluppa l'attacco del Foggia, non si sviluppa al centro, tant'è vero che il Foggia di De Zerbi non ha punte reali, non ce l'ha in panchina, neanche siamo andati sul mercato, neanche ci andremo. Quelle delle cose che dice Di Bari, no, io non ci credo, non arriverà mai la punta. Se arriverà sarà un sostituto di Iemmelo, non so perché Iemmelo probabilmente, o di Viola, perché probabilmente Viola non potrà fare, ma quindi una mezza punta, non arriverà mai un attaccante reale, un bomber da Serie B, da poter giocare direttamente in Serie B. E questo è il gioco di De Zerbi, non cambierà mai il gioco. Però almeno allora che lavorasse sull'atteggiamento, perché una squadra che vince il campionato non può sbagliare sempre l'approccio, capito? Non dobbiamo essere più la squadra che rincorre e recupera le partite, dobbiamo essere la squadra che entra e subito dopo 10 minuti già la partita è chiusa. Però è più facile così, secondo me. Cioè, io ho paura di essere capolista, se domani dovessimo esserlo, perché non ci siamo abituati, proprio per il discorso che dici tu. E anche perché è più difficile, secondo me, psicologicamente, reggere un posto da primo in classifica e sentire il fiato dietro, che non andare a rincorrere. Andare a rincorrere è molto più facile. Ci ha sfiancato la rincorsa, ti ricordi? Ci ha sfiancato, ma ci ha anche detto male in alcune occasioni, perché non abbiamo retto alla pressione, perché molti di questi giocatori neanche ci credevano all'inizio campionato. Ci siamo ritrovati lì e neanche era tra gli obiettivi della società, non era tra gli obiettivi, non era mai stato detto prima, non lo sapevano neanche i giocatori che cosa volesse dire vedere lo stadio così pieno. Adesso invece quegli obiettivi tu ce l'hai già alti e li devi raggiungere, quindi è un approccio diverso, è un approccio nel quale chi sta indietro è giusto che venga messo da parte, su quello sono d'accordo. Però cioè, io non volevo parlare di Iemmelo, non mi pare di parlare di Iemmelo, perché poi sembra che ce l'ho contro Iemmelo, cioè alla fine i giocatori. Io ce l'ho contro chi non si sente parte della squadra al 100%, perché poi dire una cosa del genere a un attaccante è bruttissimo, perché poi l'attaccante
va in paranoia, comincia a non segnare più, si innesca un meccanismo psicologico bruttissimo che io non auguro a nessuno. Però voglio dire, qui è ovvio che ci sono dei meccanismi psicologici che non stanno funzionando. Io analizzerei di più, e questi li metterei un po' da parte, analizzerei di più quello che è successo nel primo tempo. Gli ML ha vinto i campionati, Sarna ha vinto i campionati, Bacca ha vinto i campionati, Coletti ha giocato in... No, non ho capito, scusa. No, diceva Valentino, com'è possibile? Noi abbiamo giocatori in squadre che hanno vinto campionati, quindi questa mentalità, dopo tutto, doveva essere già acquisita come mentalità di squadra. E purtroppo per ora soffriamo però, sempre di questa tendenza. Allora mi dovete spiegare perché il Foggia che gioca in casa è un Foggia completamente diverso dal Foggia che gioca fuori. Cioè, prima qualcuno ha parlato della partita di Catanzaro e di far giocare titolari Vacca e Chirico. Secondo me invece non partiranno titolari, proprio perché il Foggia che va lì fuori casa è un altro tipo di Foggia. De Zerbi imposta la partita diversamente, li farà entrare probabilmente già come ha fatto oggi quando avrà visto il gioco, ed è sicuro che potrà farli giocare, però lui partirà sempre con le solite carte. Ormai è una questione tattica che quando andiamo fuori aspettiamo il gioco degli avversari e ci viene più facile giocare con la squadra base, tra virgolette. Certo, se poi li dovesse far giocare io sarei molto più contento, perché Chirico, ripeto, lo ribadisco, è una grandissima scoperta, è l'unica nota positiva di oggi. Per me Vacca altrettanto, perché Vacca ho visto che Polendolo si può far giocare pure dietro, ha fatto un salvataggio su Tegel, ha corso tantissimo, quindi veramente una precisione da categoria superiore. Però rimane il fatto che quando vai fuori è un altro Foggia, quindi non ti condiziona questo. Però c'è da dire pure che la partita di oggi fa storia a sé, perché fino al gol della Paganese noi stavamo attaccando, eravamo noi che attaccavamo. Abbiamo sbagliato il rigore. Cominciano le partite in casa a fare storia da sé, però è più di una partita in casa che facciamo storia. Però quella di oggi è oggettivamente così, nel senso che noi attaccavamo, poi abbiamo preso un gol sfortunato, quanto vuoi, quello che vuoi, siamo ritornati avanti, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso un gol sul contropiede, sul 2-0 è normale, la squadra non può giocare come giocava. Non è sfortuna. Non è sfortuna. Sono stato ben attento, credo, a non nominare la parola sfortuna. Non hai detto, siamo stati sfortunati sul primo gol. Non è sfortuna. Siamo sfortunati sulla deviazione, scusami. Abbiamo fatto un errore sicuramente in difesa. Ma era quello stesso, dai, quello lo metteva dentro l'altro. No, beh, sì, se non gli fosse passato sotto le gambe, magari la palla dava il calcio d'angolo, ma a parte questo, però la partita di oggi pure c'è una storia strana, purtroppo. Perché se l'altro stupido segnava il rigore, magari sull'1-1 cambiava, nel senso. Va. A conclusione di questa serata, che così come siamo termineremo domani mattina, purtroppo i tempi si sono allungati, l'ultimo giro vi chiedo, ma rispetto alla partita che si è visto, vado da Manuel, come la vedi una partita, cioè come vedi il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto, Manuel? Cioè, comunque la partita lo vedo, cioè, il bicchiere per me è mezzo pieno. Secondo me siamo ancora in pista. Io ripeto, spero che incominci adesso veramente Foggia dei risultati utili. Cioè, questi sono due risultati utili consecutivi, che sia chiaro. Però per le nostre ambizioni questo non basta. E questo, quindi io spero che adesso incominciamo veramente a prendere 3 punti e mettere in cascina. Cioè, si va avanti se si fanno più risultati utili consecutivi, che significa non solo pareggi ma anche vittoria. Perfetto. Manuel, la prossima volta chiamo la Merkel per aiutarti un attimino sulla luce. Raga, sto disperato, non ci posso. Scherzo, dai, scherzo. Eugenio, come l'hai vista la partita? Pieno o vuoto sto bicchiere? Io sono ottimista di natura, la vedo piena, però qua bisogna vincere 3, 4, 5 partite per rimetterci in carreggiata come stavamo prima di queste due partite qua. Speriamo che da Catanzaro ci sia un cambio, dai. Voglio essere ottimista, dai. E speriamo che domani, soprattutto il Catanzaro, faccia un bel risultato a casetta, se mi sbaglio. Ci dia una mano. Valentino, bicchiere. Valentino? No, Valentino l'abbiamo perso. Cristian, sto bicchiere come lo vediamo? No, grazie. Alla luce della partita di oggi, solo alla luce della partita di oggi.
grazie alle ottime prestazioni dei nuovi acquisti, lo vedo mezzo pieno. Sicuramente, sono molto ottimista. Anche perché comunque bisogna, è facile poi essere pessimisti quando le cose vanno male. Bisogna cercare di andare per forza, di vedere per forza le cose in modo positivo, Di perché andare avanti il più possibile, certo. perfetto. Giacomo? Vedo uno spreco di vetro io. Sarebbe potuto essere una fontana, però. Raccolta differenziata. Sì. No, ma mi auguro che i buoni acquisti continuino con le prestazioni di oggi, perché altrimenti cade proprio l'impalcatura della puntata che abbiamo fatto. E mi auguro bene, non lo so, non riesco a dare giudizio. Sono ancora troppo incazzato, proprio incazzato. Proprio per leggo i commenti sulle partite. Dichiarazioni, cioè, il giocatore della Paganese dice che per loro sono stati 2 punti persi, sembra esagerato. Effettivamente sì. Valentino, non so se riesci a sentire. Per te? No, io mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. No, scusate, c'è stata un po' la connessione, un po'. No, io pure sono ottimista, quindi spero sempre che questa sia l'ultima prima giornata di ritorno della Serie C. Però oggi, diciamo, al bar hanno servito un bicchiere vuoto, insomma, poi. Addirittura va bene. Andrei da Antonio se riusciamo a sentirlo e concluderei con Biagio. Antonio, mi senti? Sì, tu mi senti? No, Sì, assolutamente sì. Dici la tua opinione. sì, concordo con tutti quanti gli altri, però domani dovremo fare i conti con il Cosenza, il Lecce e compagnia varia, tutto qua. Sì, è un risultato, diciamo, alla fine positivo, però niente, Poteva domani andare vedremo. Sì, domani vedremo il Lecce, il Cosenza cosa fa, e meglio. la Ogni petto Casertana. Sparite. L'evento si è avvicinato. Tutto Va qua, bene, ragazzi. Biagio. Biagio, concluderei con te. Sapessi io viaggio.
No, certo. Ciao Biagio. Sì. Ciao. A conclusione della serata salutiamo Giacomo, Antonio, Eugenio, Cristian, Emanuele. Ragazzi, forza, ciao, e come sempre forza Foggia. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi, ciao Medici. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.